Mazzo! Sembra l'inizio di Odissea nello spazio. Benvenuto nel piano astrale, Russa Lord. Ci hai teletrasportato? Oh no! Siete con me, comodi comodi. Ho solo unito le vostre menti. Cos'hai unito? Non ho acconsentito a questo, sol capiani. Non è una tipa da permessi, è più da sono quasi certa qui e destino della galassia là. Non ti offendere, divino dorato. Il disastro nasce dalle tue mani dorate. Questo cosa vorrebbe dire? Credevo ci avrebbe dato la cura per Drax. Cura e causa coesistono. Ragazzi? Ma è Drax? Io sono Groot. Quindi si va nella testa di Drax? Letteralmente? Diego Verde è lì da qualche parte. Trovatelo e convincetelo a tornare alla realtà. Mantis, fammi capire, dobbiamo andare verso la luce abbagliante? Credo di sì. Raggiungete il cuore della promessa di Drax. Non sono mai stata così in profondità. Aspetta, se non l'hai mai vista, vuol dire che non accadrà mai. Spero di no. Andate avanti. Se perdiamo il contatto, ascoltate Amy Winsock. Ce l'ha con te? Chiaramente. Oh, è la promessa di Drax. La mia era meno deprimente. È solo la soglia. Il poveretto era bloccato qui, dove riviveva la perdita della famiglia. Paura e dolore hanno reso preda il vostro amico. Cosa dici al riguardo, riccioli d'oro? Più di quanto voglia. Ascavate Drax. Tutti gli epitaffi recitano Ovette Camaria. Sai leggere quella roba? Ogni eloquio nasce dalla lingua della verità. Io sono Groot. Io sono Groot. Parli grutese? Questa deve essere la cosa più assurda che ti riguarda. Conosco le coscienze corrotte. Ecco, Mister Muscolo. È stato facile. È solo un'ombra, pelosetto. Una parte del povero verdolino. Quello lo avete sentito anche voi, vero? Sta scappando? Seguilo, sta cosa! Non sta scappando questa parte! Speriamo di atterrare sul morbido! Drax? Non è Drax. Thanos. Ti aspettavi una riunione di famiglia, Gamora? Sarà molto divertente. Spero con tutto il cuore che siate pronti quanto lo sono io! Ok, scintille! Facciamogli vedere che cos'è il vero dolore! Gamora, fai gli affetti! Non è poi così forte. Qualcosa non quadra. Stai sottovalutando le regole del regno. Ma che? Ok, è qualcosa di nuovo? È nuovo, no? Se fossero stati due lo ricorderei. Due mostri, due bersagli da far fuori. Ehi, ferita! Che ne diresti? Ma adesso arriva in testa! In questo passo saremo sopraffatti! Sembra che sia immortale. Se chiediamo a Drax, direbbe che lo è. Non è necessario le ossessioni del verdolino. Solo rinunciando potrete proseguire. La fortuna favorisce i falliti. Yaffe Barbute sta pattugliando con... Ragazzi, tutti qui! Lo so, è come se mi chiedessero di farli esplodere. Devo ammetterlo. Quando si spiaccicano, vengono fuori dei quadri fantastici. Oggi non possiamo perdere, Quill. Davvero? Sarebbe questa la tua reazione davanti alla prima difficoltà? Che stiamo facendo? Non importa. Leggi il labiale. No. Chi non risica, non rosica. Conquisteremo la vittoria col sudore e con il sangue. Ora, chi è con me?
Disgraziatamente noi! Guardali, Gamora! Ok, guarda in pala! Questa è una sconfitta certa! E questo come dovrebbe aiutarci? Forse ce l'abbiamo fatta, ma non vedo Drax. Mantis? L'indovina non ha influenza. Siamo intrusi in una terra infetta. Oh, bene, per niente inquietante. Ehi, guardate! Scommetto che arrivo prima io al centro. È così ansiosa di superare tuo padre, Nicoletta. Non così in fretta! Drax, aspetta! Ehi, così non vale! Credo che qualcosa non voglia farci raggiungere Drax. Forse Drax non vuole farci raggiungere Drax. Eccolo di nuovo! Drax, bello, aspetta! Spinto a seguire gli stolti. Sento che... È una competizione controllata dalla controparte. Se hai un'idea migliore, dimmi pure. Ci sto lavorando. A sinistra, a sinistra. Non riesce a vedere. Per essere una palla al piede, hai un sacco di opinioni su questa storia. A battermi. Perché sono tuo padre. Hai giocato di nuovo nel giardino di tua madre. Andavo a caccia. Di terra? No, l'ho seguito, ma era troppo veloce. Solo gli stolti corrono. Una cacciatrice aspetta e sceglie il momento. Drax. Papà, stai bene? Drax, Camaria, è ora di tornare a casa! Che razzo è quello? Sì, piccola. Tua madre aspetta! Infida su come! Molla subito la presa! Direi che non siamo più in casa.
mezzo su, orrori dell'ombra! Scovate la sorgente, io spiano la strada! Guardate fuori da quei nidi! Potete essere portati dentro! Non ci provare! Ti riempi quello bruciolo di legno! State tutti bene? Definisci stare bene. Direi che dobbiamo capire cosa ci tiene alla larga da Drax. Ne avete visto le vestigie? La roba nera. C'era una cosa simile nella mia promessa. Siamo all'inizio. Ci siamo appena addentrati nel suo ambiente. A proposito... La moglie di Drax, Ovette, o almeno penso. Questa deve essere la casa di Drax. Ve la siete presa comoda voi due? Solo gli stolti corrono. Vieni, amore, ora rientriamo. Drax, bello! Le tue sono parole al vento. Calmati, ok? Ci penso io. Forza, ragazzone! So che puoi sentirmi. Perché mi perseguiti? Lo perderemo ancora. Sono io, amico. Starklord, ricordi? Ci siamo tutti. Sei più forte di questa roba. Forza, brutto idiota. Non lasciarmi solo con Quill. Io sono Groot. Drax, la cena è pronta. Quella non è Ovette. Lasciala andare. Non sai cosa mi stai chiedendo. Accidenti! Ecco che si ricomincia. Ok, cerca e distruggi come l'altra volta. Siate rapidi. Le pauci si serrano di scatto. Non riesco a resistere. Passati via. Attenti. Non riesco a bucare la barriera. Sfidato da questi scarafaggi. Mi sto lavorando. Questo
eterna entropia. Ferma questa farsa! Molto male. In mezzo a questo razzo, ecco dove. Non va così male, se non altro non vedo altre promesse. Esistiamo in echi eterni ed eterei, il nudo nudo. Non aiuti, mago derelitto. Ok, dividiamoci e cerchiamo una via d'uscita. Da qualche parte. Fate voi. Se crepo in un pozzo, perdo la scommessa. Era da solo in un pozzo. E se moriremo entrambi non potrò riscuotere. Antis! Un aiutino? Lì, guardate. Ha funzionato veramente. Andiamo. Una parte di lui è con noi, ne sono certo. Spero tu abbia preparato un discorso coi fiocchi, Peter. Allora siamo in due. Perché lo state facendo? Lasciatevi in pace! Tu fidati di noi, Drax. Vogliamo aiutarti. Distruggendo la mia casa? Ma quanta beata ignoranza. Quale ignobile causa. Calma, Shakespeare. Ci pensiamo noi. E dai. Non vorrei restare in questa specie di buco. Affronterei gli abissi di Sardut per la mia famiglia. Drax, tesoro. È ora di cena. Ti capisco, sai. Sembrano molto speciali. Sono l'unica cosa che conta. La mia Ovette. La compagna più intrepida mai conosciuta. Mi donava pace anche quando infuriava la guerra. E Camaria. La mia piccola Camaria. Aveva ereditato il meglio. A dispetto delle dimensioni. Erano così. Erano. Erano. Peter Quill, se sono davvero scomparse, cosa sto vedendo? Non lo so. Ma non è reale. E non ti fa bene. È una perversione. Nata dalla disperazione. Senza. Non resterà niente. Non voglio rimanere da solo. Ehi, non sei solo. Siamo qui per te. Tutti abbiamo perso qualcuno. Ma poi passa. Se ti circondi delle persone giuste. Io sono Groot. Groot dice cose sdolcinate. Fai finta che le dica anch'io. Noi siamo una squadra. Papà, va tutto bene? Vieni con noi, Drax. Non è lei. Ti fa male, papà? Parlaci, amore. Ricorderò il tempo insieme, senza odiare ciò che abbiamo perso. Vi amerò e
e vi onorerò. Per sempre. Stai, bestione? Tutto ok? Sono rinsavito grazie a tutti voi. Vi chiedo scusa per la mia mancanza di giudizio. Ehi, non ci devi niente. Nessuno qui è perfetto. Siamo fatti così. Che cosa ricordi? Ogni menzogna che accettavo addensava l'oscurità. Più tempo passavo con la mia famiglia, più mi convincevo di non poterle lasciare. Peter Quill... tua figlia è in pericolo. Se soffre come ho sofferto io, l'oscurità potrebbe consumarla. Non se posso impedirlo. Dobbiamo agire con astuzia. Ci divide un esercito di convertiti. È anche pieno di quei cosi neri. Qualcuno vuole spiegarmi perché il capellone gli ha dato corda? Io vorrei capire perché aveva il suo aspetto. Perché sono io. Dobbiamo andare? Ehi, Chiomadoro! Perché non vieni qui a spiegarci questa storia? Il tempo è tiranno e la vostra intesa è ininfluente. Posso sparargli? Dai, fammi sparare. Io sono Groot. Ascolta, non so cosa sta succedendo, ma è evidente che in parte è colpa tua. Il pentimento è palese. Spero di sanare la mia sconsideratezza. Ehi, anche noi siamo sconsiderati. È un marchio. Siamo nella stessa squadra. Dobbiamo collaborare. Immaginate un'onnipotenza ambigua, alla deriva nelle tenebre. Parlando di te... Era una solitudine celestiale. Un potere senza proposito. Fino alla scoperta di Raker. La sua ciurma era convalescente, piagata da una peste a cui ho dato serenamente sollievo. Una nave piena di malati si è casualmente imbattuta in un guaritore onnipotente? Eravamo guaio e guarigione, sintomo e soluzione. Hanno venerato il mio valido vaccino, definendomi un dio. Sappiamo tutti dove andrà a parare. Io non so dove andrà a parare. Qui è spaventoso! Adulato dall'ammasso di adepti, in me è germogliato un grande godimento. E dall'ombra ha usato creature carenti, prive di catarsi, fragili folli di cui cibarsi. Dall'arroganza l'appetito, la brama bestiale di nome Magus. E cosa voleva? Venerazione assoluta. L'ho sentita anch'io e non percepivo nient'altro. Adulazione, flagellazione, con sofferenza e costernazione. Te l'avevo detto che faceva paura. Era pura putredine, sezionata dai semi del mio stato. La gemma dell'anima è andata in malora e me ne sono liberato. Liberato? In che modo? Una meraviglia meccanica di Raker ha privato il mio cranio della gemma, asportando l'angoscia ad essa avvinghiata. Tradotto, hai regalato a Raker i tuoi poteri. Ogni suo cupo capriccio è nato quel giorno, amico mio. Spergiurò di separare scandalo e santità, che la guarigione era raggiungibile senza gravare sulle genti. Ok, ma chi è che la raggiunge? Concordo con Rocket.
Riker sapeva bene cosa stava facendo. Quel megalomane è un maestro manipolatore. Cavolo! È contagioso. Non ho colpe per i compagni caduti. L'esperimento erratico ha danneggiato entrambi. Allora come spieghi che il tuo amichetto abbia messo le mani sulla gemma e stia conquistando la galassia? Non lo so. Credo di avere la risposta. Quando ho rifiutato la mia promessa, sono stato trascinato in quella di Nicky. C'era Corella. Voleva mostrarmi qualcosa. Peter, non puoi credere a ciò che hai visto laggiù. Era diverso. Io me ne sono accorto. Mi ha riportato alla ZQ, dove poi ho visto il Magnus. L'ho visto avvinghiarsi a Nicky e... l'ho visto uccidere Corella. Ma ti ascolti? Come ha fatto a mostrartelo se è morta? È plausibile. Forse l'anima è pressata nella gemma, incatenata all'infante. Ciò che ha detto Corella, che loro tre sono tutti connessi. Ha detto che Nicky deve accettare la sua morte. Il Magus degusta il suo dolore, le manipola la mente, sfamandosi dei suoi sostenitori. Senza mai saziarsi, immagino. Ha un appetito insaziabile. Incontrastato, il Magus assorbirà tutto. Abbiamo bisogno di un signor piano. Beh, pensatelo in fretta, perché si vede la luce del giorno. Il legame tra il Magus e la matriarca deve essere leso. Si sazia sfruttando chi gli offre sostegno. Quindi... Nicky è come un signore dei vampiri. Curandola libereremo gli altri. Non potevi dire così? Fase 1, troviamo Nicky. Fase 2, facciamole accettare la morte della madre. Fase 3, priviamola della gemma e facciamo a pezzi quell'orribile Magus. Sembrate stranamente sicuri. Già, questo qua è mister ottimismo. Fa venire il volta stomaco. Per il Magus la gemma è sia prigione che passerella. E una mente inesperta e influenzabile. La bambina potrebbe non sopravvivere alla separazione. Questo non lo permetteremo. Non perdere corda al depresso dorato, ma come troviamo la ragazza? Cosa vuoi? Ma cosa sta... Oh, razzo. Andare, ora. Perché mi sembra di capire che tu non verrai? È la mia gente. Restando qualcuno si salverà. Allora restiamo con te. Andate. Mi troverete dove dovrò essere. Lo spero. Voi fidatevi. Cerca di non morire. Comincio quasi a capirti, sai? Che ne dici di accomodarti, Lingotto? Così mi rendi nervoso. Ai tuoi nervi servirebbe una masticata. Che ho fatto? Ogni secondo che passa, questo piano risulta più precario. La Madonna doveva restare con noi. Lei sa cosa sta facendo. Oh, credo. Quali orridi peccati ho compiuto per meritare tal patetica congerie? Si è... preso la mia stanza? Neanche un guaito da Cosmo. Groot sta provando. Dov'è Mister Parolaio? Egli controlla le stanze di Quill. È un'audace ostentazione di autorità. Non cominciare. Di solito direi che sono fatti suoi. Ma no, devi fare qualcosa, Quill.
Cerca di non farlo arrabbiare più di quanto non lo sia già. Se sarà uno scontro all'ultimo sangue, rispetterò l'esito. Nel caso, le tue armi sono mie. Non scommetterei su Peter. L'ultima volta l'abbiamo affrontato in 5. Ha resistito a una delle mie smart bomb senza fare una piega. Lo abbiamo già affrontato? Aspetta, non te lo ricordi? Ricordo l'allenamento con la Madonna Celestiale in un piccolo villaggio, poi le gelide tenebre della promessa che mi divoravano l'anima fino al vostro arrivo. Sì, ti sei perso molte cose.